martedì a tutti, siamo di nuovo qui per parlare di stelle. Io spero che questa piccola pausa non vi abbia distratto, nel senso che comunque dobbiamo sempre prendere con un sorriso l'astrologia, però ci dobbiamo anche ricollegare a quello che ho detto l'ultima volta. Ecco, lo Scorpione, due stelle. Oggi abbiamo una luna un po' faticosa. Ho spiegato di recente che lo Scorpione deve affidarsi un pochino di più alle proprie emozioni e intuizioni. Qual è il vero problema? Soprattutto per i cuori solitari, per quelli che non trovavano l'amore da tempo. Beh, in questo momento potreste essere attratti da una persona bella, positiva, ma che non si sa bene che intenzioni abbia. E questa è una cosa che vi fa arrabbiare. In realtà lo Scorpione più si strugge per amore e più ama. Ma non vorrei che questa condizione diventasse troppo pesante. Questa luna dissonante oggi vi invita ad essere meno polemici, anche se capisco che qualche volta la pazienza possa scappare. Due stelle per il segno del Toro. Vi ho spiegato che la prima parte di questo mese di novembre è stata un po' pesante per tutti, quindi dipende da quello che state vivendo. Magari non siete voi direttamente ad avere un problema, ma dovete risolvere problemi di altri. In un modo o nell'altro, comunque, non si riesce a riposare bene. Ogni tanto c'è una grande fatica che si sente. E chissà che già ieri, come probabilmente questa sera, i vostri sogni non siano turbati da qualche strana sensazione. La stanchezza è tanta perché? Perché voi vi donate al massimo. Voi siete molto protettivi, materni barra paterni nei confronti delle persone che amate. Se c'è una questione da risolvere con un ex, sarebbe meglio mettere tutto in chiaro. Dicembre sarà un mese migliore. Andiamo al segno del Cancro, tre stelle. Penso proprio che in questi giorni voi abbiate bisogno di una pausa di relax. È un cielo importante, vi avevo detto che dagli inizi di novembre avreste iniziato a vivere qualcosa di nuovo. Allora, anche progetti che sono nati in maniera un po' strana danno maggiori successi, però che fatica a livello fisico, anche perché qualcuno non è stato bene o magari ci sono state delle problematiche da risolvere con gli altri. L'amore è molto intrigante nella vostra vita, al punto che potrebbero esserci anche due riferimenti, due persone che vi emozionano. Attenzione a non creare problemi. Il segno della Vergine, tre stelle, piano piano si recupera. Naturalmente le mie sono ipotesi, non credete, verificate, ma ritengo che la scorsa settimana sia stata veramente pesante per qualcuno. Magari avete dovuto affrontare una situazione che sinceramente non è che fosse così spassosa, ecco perché adesso dovete recuperare anche a livello di energia, a livello fisico. Se c'è un seccatore, se ci sono delle persone che non vi danno retta, in questo momento sarete molto caustici, molto duri. Andiamo al segno dei Gemelli. Ecco, delle tensioni planetarie ci sono state, concentrate soprattutto nelle giornate del 24 e 25 della settimana passata. Quindi mi chiedo che cosa sia accaduto a metà della settimana scorsa. Chiaro che una piccola discussione, o magari un evento un pochino più importante, potrebbe avere condizionato i vostri rapporti. Qualche ritardo può esserci anche nelle situazioni di lavoro. In amore, massima attenzione, almeno fino al 6 dicembre. Non è che le storie sono in crisi, soprattutto quelle collaudate da tempo, vanno avanti. Però evidentemente ci sono cose che distraggono. E quattro stelle per il segno zodiacale dell'Ariete. È un cielo importante. Chissà che già non sia arrivata una piccola risposta. Dico piccola perché il meglio lo avremo dal 20 dicembre, quando Giove tornerà nel segno. E come vi dirò anche quando ci incontreremo per le previsioni del 2023, saranno i primi mesi dell'anno ad essere molto più importanti, forse anche di riscatto rispetto al passato. Intanto questa è una giornata utile per recuperare. Il Leone, avete la luna storta, diciamo, però il vostro coraggio, la vostra abnegazione riescono anche a sconfiggere questi piccoli ostacoli. In amore c'è stato qualcosa di strano agli inizi del mese di novembre. Per esempio, se vi interessa una persona, lì per lì avete detto no, non ci sto, magari avete fatto un po' gli ambigui e adesso potreste innamorarvi di più. C'è lo importante per le relazioni che nascono anche in questi giorni. Bilancia, non solo vi sentite più forti, ma avete un grande coraggio. Proprio voi che verso giugno, luglio pensavate di avere bisogno degli altri, adesso vi rendete conto che gli altri sono sempre importanti, ma che avete una guida interiore, una forza che prima non c'era, e questo è molto bello. Capricorno, siete un faro per tutte le persone che vi circondano. Non date retta alle
piccole questioni, alle voci di corridoio, alle malelingue, ai pettegolezzi, perché voi siete quelli che agiscono, siete di poche parole e di grande azione. Questo vale anche per l'amore, magari qualcuno si lamenterà perché a volte non siete così forti nelle effusioni. Pesci, un miglioramento dopo una settimana, quella passata, non dico da dimenticare, ma certamente molto rallentata. Questo è un cielo che vi dice: se c'è qualcosa che volete intraprendere, fare, cambiare, muovetevi al più presto, entro i primi di dicembre. L'acquario oggi merita 5 stelle, perché questo non solo è un cielo positivo, ma addirittura è un cielo che porta un grande vigore nelle relazioni, relazioni che devono essere sempre gestite con prudenza, perché ricordate che l'acquario detesta la morbosità, le persone troppo appiccicose. Si avvicina anche un weekend importante e poi il Sagittario, cielo molto valido. Chissà che già la prossima settimana non ci sia stato un qualcosa di più, innovazioni e devo dire anche amore, amore positivo, incontri che valgono, idee vincenti. Vi abbraccio e vi aspetto.